ora che le questioni delle donne escano dalla specializzazione, dal discorso delle donne, forse del terzo settore, che vedo qui ben rappresentato, e vengano invece prese in mano e prese sotto la responsabilità intanto degli uomini, che sono parte fondamentale poi dell'impresa e ovviamente della politica, che però ci sta dando segni, avendo scritto un PNRR particolarmente ricco di indicazioni sul genere. Partiamo dalle imprese che convochiamo in quanto precursori nelle loro, per esempio, politiche di welfare, che precorrono a volte le decisioni politiche e agenti del possibile cambiamento sociale, parlando di lavoro. Lavoro delle donne, dal quale passa la possibilità di crescere, di crescita demografica. Questa non è un'affermazione di Ipsos, non lo diciamo noi, lo dicono i demografi, anzi credo di averla rubata a un demografo italiano, al professor Rosina. Lo dicono i fatti guardando fuori dai confini del nostro paese. Lo dicono i dati, per esempio, di un paese come la Francia o come la Svezia, che hanno nella famiglia e nei figli impostato politiche, speso denaro e hanno visto nutrita la loro crescita demografica in modo positivo. Crescita demografica che vuol dire riuscire a conciliare la famiglia con la carriera, dove per carriera non intendiamo solo quella delle donne, ma ecco che qui cominciamo a convocare gli uomini. Un nostro lavoro recente ha chiesto sia alle donne che agli uomini lavoratori se dedicavano del tempo non retribuito alla cura, al caregiving. Caregiving vuol dire occuparsi dei figli, ma anche delle persone disabili, degli anziani in famiglia. E come vedete, le risposte di uomini e donne tendono ad equivalersi nel ruolo. Ma poi quando approfondiamo e portiamo un esempio classico della madre lavoratrice o del padre lavoratore, emergenza figli durante il lavoro, ecco che cominciano a vedersi i primi squilibri. E cosa vediamo? Che sono le donne ad accollarsi molto più intensamente le emergenze di famiglia, con ovviamente un necessario impatto sulle possibilità di carriera. E abbiamo dai dati poi strutturali la conferma di questo, una conferma che ci dice che, fatti 100, i congedi familiari sono molto più spesso le donne a chiederli che non gli uomini. E qui emerge un altro dei grandi temi, che è quello del gender pay gap. Gender pay gap, che significa che davanti a una scelta di entrambi, marito e moglie, lavoratori, la persona che guadagna meno tende ad essere quella che si sacrifica. E ovviamente, almeno adesso, almeno in Italia, sono ancora le donne quelle peggio pagate, e quindi assommiamo fragilità a fragilità. E dunque, perché convocare gli uomini? Perché parlando con le famiglie in cui abbiamo interloquito anche durante la pandemia, sono venute a galla delle differenze di cui non devo ricordarvi, ma che incidono fortemente, quindi a partire dall'occupazione, in cui il vantaggio maschile è ancora enorme e ci mette in fondo alla classifica dei paesi europei, ma c'è un tema di cura anche nelle professioni. Quindi la proporzione, per esempio, tra maestri e maestre nella scuola materna e nella scuola primaria è straordinariamente a vantaggio delle donne. Ma che tipo di vantaggio è? E che tipo di svantaggio è, come quello nella sanità, per gli uomini? C'è uno svantaggio per gli uomini del non essere inclusi in quelle che sono le professioni della cura, che è vero che hanno patito molto durante la pandemia, ma che sono anche delle professioni che consentono e che mettono
dell'empatia, un valore che è stato riscoperto grazie al lockdown, che non ci ha portato così tanti vantaggi, ma forse questo ce l'ha fatto proprio un po' riscoprire, quando i genitori, entrambi lavoratori, si sono dovuti sperimentare e alternare nei ruoli di cura. Perché diciamo che è un valore l'empatia? Perché è una capacità, intanto che non è per niente scritta solo nel DNA delle donne, anche se forse pensiamo stereotipicamente che lo sia, ma che è importante per esempio per il mondo dell'impresa, perché portare empatia dentro all'impresa significa importare una norma igienica importante, significa rinnovare il clima di un'azienda e quindi lasciare che gli uomini si appropriino di questo valore e lo portino anche nel mondo del lavoro è a nostro avviso estremamente, estremamente fruttuoso. Anche perché, come per l'empatia, non sono tante le differenze tra uomini e donne. Per esempio, di nuovo, parlando di lavoratori e lavoratrici, in quello che è il desiderio del tempo flessibile di cui Enzo ci ha parlato, ci ha detto che il tempo è tornato ad essere una risorsa estremamente preziosa. Come vedete, i desideri nella flessibilità del lavoro non differiscono affatto tra uomini e donne. Quindi uomini e donne sono quantomeno pari, almeno nelle loro aspirazioni di avere una vita lavorativa più semplice, più flessibile, più gradevole. Cosa significa questo? Non significa che dobbiamo tendere, e lo diceva bene Enzo, a una parità a tutti i costi, perché le differenze ci sono, le dobbiamo riconoscere, le dobbiamo sfruttare, ma dobbiamo anche fare spazio. Quindi noi donne dobbiamo fare spazio agli uomini, una volta tanto non sono qui a fare un appello che è uomini, fateci spazio, lasciateci crescere, ma anche le donne devono essere più generose nei confronti degli uomini, e però questo non significa diventare identici, quindi è importante conservare le differenze. Perché? Perché arricchiscono. E qui mi piace fare, per chiudere, un esempio che viene dal mondo della finanza. Siamo ospiti di un importante gruppo bancario, il caso delle influencer. Devo dire che prima che le colleghe di Social Intelligence Analysis facessero questo lavoro e ci passassero questo interessantissimo dato, io personalmente ero totalmente ignorante, non mi sarei mai aspettata che ci fossero influencer donne in un territorio così fortemente presidiato dagli uomini. E invece ci sono e portano valori interessanti, valori meno performanti, elementi meno prestativi dell'approccio alla finanza, reintroducono i temi della cura, per esempio, della cura del sé, del fare comunità, ma sono anche estremamente competenti e quindi portano e aprono un forte spazio per l'empowerment femminile. Quindi alle aziende presenti qui oggi l'invito è a tenere presenti e a tenere bilanciate queste caratteristiche di genere, senza farsi in qualche modo intrappolare dall'idea della parità,